Bergamo città universitaria e come tale richiama in provincia centinaia di studenti fuori sede. Di questi molti sono pendolari, ma tanti cercano un alloggio nei pressi delle diverse facoltà dell'Ateneo Robico. Le bacheche universitarie sono piene di offerte di posti letto ed appartamenti, ma molto spesso gli studenti incappano in truffe e situazioni di illegalità, come affitti in nero, unità abitative non idonee, contratti anomali. Per aiutare i giovani ad orientarsi, il sindacato inquilini, in collaborazione con lo spazio Toolbox della CGL, lancia una campagna informativa e di consulenza gratuita pensata per gli studenti, con un'assistenza alla stipula dei contratti. Quello che noi consigliamo è di leggere attentamente il contratto, e quindi già leggendo attentamente si può notare anche delle irregolarità. Però sicuramente pretendere che il contratto sia registrato all'ufficio registro, sicuramente, e che ogni versamento economico, specialmente quello liquido, risulti un'irricevuta. Inoltre che i locali visionati o che si andranno a prendere in affitto a questo punto siano a norma. Nell'attività di Sunia sono stati riscontrati casi di proprietari che affittavano locali non idonei, che dichiaravano ricavi inferiori a quelli reali o comodati d'uso gratuito non esistenti e sono stati perciò denunciati alla Guardia di Finanza. Con questa iniziativa non si vuole demonizzare i proprietari di casa, perché qui a Bergamo finora la larga maggioranza sono corretti. Toolbox è uno spazio informale, giovanile, nato nel 2010 in Borgo Santa Caterina a Bergamo, un luogo di aggregazione sociale e culturale, ma anche di tutela sindacale. Affronta un po' quelli e cerca di dare risposte a quelle che sono le problematiche legate al lavoro, penso al precariato ad esempio, all'orientamento al lavoro, infatti qui ha sede anche il servizio di orientamento al lavoro della CGL, e però quelle che possono essere così le criticità e i problemi anche nelle altre sfere della vita. Proprio da questa attenzione è nata l'idea di questa iniziativa insieme a Sunia.